a tutti ragazzi, io sono Aldo e bentornati in una nuova recensione. Nel video del Mega Unboxing avevamo visto insieme diverse figure e una in particolare ha colpito la vostra attenzione. Me l'avete richiesta in tanti, quindi eccoci qui con la recensione, con questo bellissimo e stupendo Focus On. Sto parlando proprio della figure della Furio di Cardcaptor Sakura Clear Card. Questa nuova figure rappresenta uno dei tanti outfit che la nostra piccola e bellissima protagonista ha nel nuovo arco narrativo Clear Card, che la rappresenta in tutta la sua bellezza con questo outfit modalità rana prodotta dalla Furio, quindi una linea molto economica ma allo stesso tempo davvero molto buona, recuperata su Big in Japan diverso tempo fa. Come sapete, ormai le spedizioni dal Giappone sono abbastanza problematiche, sono abbastanza particolari, dovuto proprio all'emergenza sanitaria, alla pandemia mondiale che stiamo vivendo, e quindi un po' tutte le spedizioni stanno ricevendo dei ritardi. Io l'avevo acquistata tramite la spedizione, quella più economica, la SAL, che poi mi è stata bloccata, ho dovuto pagare un sovrapprezzo di 4-5 euro e poi è stata spedita regolarmente, quindi il prezzo è aumentato un pochetto di più, stiamo parlando di 22-23 euro compreso le spese di spedizione, altrimenti mi sarebbe costata 16-18 euro all'incirca. Poi molto dipende anche dalla valuta e della conversione tra l'euro e lo yen. Ma ora bando alle ciance, mi sto dilungando davvero tanto e vediamo la figure nel dettaglio. Ecco la box della nostra figure. Come potete vedere è davvero molto molto grande e soprattutto molto colorata. Sulla parte frontale ci sarà un'anteprima della nostra beniamina, sulla parte superiore ci sarà il logo, quindi quello della Furio, mentre sulle parti laterali ci saranno dei piccoli focus on sulle parti più importanti della figure. Invece sulla parte posteriore non troveremo nessuna immagine dimostrativa, ma unicamente le varie frasi in giapponese con i relativi kanji. Una volta aperto e tolto dalla box, questo è il suo contenuto. Ci sarà questo mega cartone ed è pluriball. Ecco il suo contenuto con la nostra figure, tutta bella imballata e confezionata. Ora togliamo tutto il nastro e andiamo a vederle insieme. Al suo interno troveremo la nostra Sakura, la classica base bianca, qua è già un pochetto più problematico, più complicato, un po' di disagi vari. Una parte dello scettro, e la seconda parte. Adesso montiamola e vediamo il risultato finale. Ecco la nostra figure in tutta la sua bellezza. Come potete vedere è davvero molto molto carina, molto colorata e super kawaii. Stiamo parlando di una figure alta all'incirca 15-16 cm. Davvero molto molto carina. Un po' come avviene per tutte le figure della Furio. In questo modo possiamo vedere ancora meglio la bellezza della nostra figure. E soprattutto, cioè, quello che emerge prima di tutto è il viso. Il viso di Sakura è davvero eccezionale. E poi ammetto che questo design, questo vestito a forma di rana è davvero divertentissimo, è davvero molto esilarante. Minimal, niente di che, non stiamo parlando di qualcosa di oggettivamente maestoso, però si abbina talmente tanto bene al carattere della nostra piccola protagonista che davvero lo esalta tantissimo. Lo scettro poi è realmente fatto bene, leggermente fragile, quindi fate attenzione magari, ecco, quando mettete in posa la nostra figure oppure quando cercate di spostarla da una parte all'altra, perché questa parte è davvero molto molto delicata e tende soprattutto a cadere e a rompersi. Facciamo un focus on proprio sul viso. Il viso secondo me è la parte più bella in assoluto, oltre a essere quella che spicca maggiormente, perché tra tutto questo verde, tra questo giallo,
Questo volto sorridente e questi due occhioni verdi emergono. Davvero ben fatto, credetemi, è davvero molto ma molto bella. Consideriamo che è sempre una figure della Furio, quindi una figure di una fascia medio-bassa, soprattutto bassa, quindi molto economica. E vista la cura dei particolari e dei dettagli, che non ci sono più di tanto imperfezioni o altro, il risultato finale è davvero molto ma molto buono. Credetemi, sono rimasto molto sorpreso dalla qualità. C'è la qualità a un prezzo davvero molto molto ragionevole. Il vestito è davvero ben fatto, qui c'è una piccolissima imperfezione, però è nulla di oggettivamente rilevante. Ed è davvero molto carino, molto minimal, molto basic, però ben fatto. Ed è anche molto carino che il vestito richiama il tema principale della ranocchia. Vedete qua, c'è una piccola parvenza, un'immagine di una rana stilizzata. Gli stivaletti richiamano il motivo principale, quindi ovviamente sempre il verde e il giallo della rana. Avremo questo, i calzini che si notano sotto al ginocchio, e la base è completamente bianca, un po' come siamo stati abituati sempre da questa casa produttrice. La Furio gran parte delle volte produce basi molto minimal, completamente bianche. Personalmente acquisterei questa figure unicamente per il volto sorridente di Sakura e per la bellezza dello scettro, perché anche lo scettro ha il suo perché, è davvero fatto benissimo. Guardatelo. Come si fa a non amarla? Nel complesso, secondo me, ci troviamo dinanzi a una figura davvero molto semplice, ma nel complesso davvero molto carina. Minimal, cioè non ci sarà questa Sakura in tutto il suo splendore, in tutta la sua forza. Sarà una versione più cute, una versione più kawaii, che un po' va a giocare sui mille vestiti, sui mille outfit della nostra protagonista. Una figura essenziale, carina, che non dimostra dei difetti così preoccupanti e così allucinanti. Una figura molto bella. Sicuramente un must per tutti quelli che collezionano figure di Sakura. Molto carina, pratica, altezza media, 15-16 cm, quindi non possiamo chiedere di più. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa figura vi ha colpito, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta e soprattutto perché. Vi ricordo anche che qui sotto nell'info box vi metterò i link per acquistare questa piccola meraviglia, qualora fosse ancora disponibile. Purtroppo il mercato sta subendo tanti ritardi, tanti problemi e tanti disagi, quindi non sempre le figure sono disponibili, vanno out of stock, poi ritornano, vanno di nuovo in sold out ed è un delirio davvero terribile. Diciamo che le nostre passioni ci stanno aiutando un po' a superare nel migliore dei modi questo periodo davvero terribile. Vi ricordo che qui sotto nell'info box troverete i link a tutti i miei vari social network per stalkerarmi al meglio. Prossimamente metterò anche altri scatti e altre foto sul mio Instagram, magari per chi volesse conoscerla ancora meglio nei dettagli. Vi ricordo anche di mettere un bel like per supportare il mio canale, le mie passioni e tutto il lavoro che c'è dietro, e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Per ora è tutto, ma solo per ora Ashura e Sakura vi salutano e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!